Appunti dintorni, benvenuti alla nostra agenda degli appuntamenti. La riapriamo partendo da Cinema Sotto le Stelle. Questa edizione è realizzata come sempre dalla Fondazione Teatro Fraschini in collaborazione con il Comune di Pavia fino a 7 settembre nel cortile del Castello Visconteo di Pavia. Ci sono le migliori pellicole dell'ultima stagione cinematografica e questa sera, martedì 5 luglio alle 21.30, abbiamo Licorice Pizza, il film americano di Paul Thomas Anderson, candidato ai premi Oscar nelle categorie di miglior film, miglior regia e migliore sceneggiatura originale. Tutto il programma di Cinema Sotto le Stelle sul sito politeamapavia.it e potete anche acquistare i biglietti online. Si chiude Pavia Barocca 2022 questa sera, martedì alle 21, nella splendida Basilica di San Michele a Pavia. È la volta di Embroney Emerging Academy, l'orchestra laboratoriale di alta formazione per giovani musicisti. Il Centro di Musica Antica della Fondazione Ghislieri ha organizzato questo evento e potete vedere tutti i dettagli e acquistare anche i biglietti sul sito ghislieri.it. Una bella iniziativa del Comune di Certosa con il contributo di Regione Lombardia, che sta organizzando in questo periodo una serie di percorsi turistici alla scoperta della storia, dell'arte e delle curiosità del famoso monastero della Certosa, ma non solo. Perché, per esempio, venerdì 8 luglio c'è questa visita guidata d'eccezione con Molini Certosa, l'arte nell'industria, che porterà tutti coloro che lo vorranno alla scoperta della fabbrica e della sua storia. Appuntamento alle 15 davanti a Molini Certosa e poi la visita a piedi agli impianti di produzione. È una visita gratuita, ma occorre limitare i posti e quindi prenotate a info@progetti.pavia.it. Venerdì invece alla Cavalierizza del Castello di Vigevano alle 21 è di scena l'Orchestra Città di Vigevano, che eseguirà le più grandi colonne sonore orchestrate da Manuel Signorelli con le scene e le proiezioni di Fabio Buonocore. Trovate i biglietti su orchestracittadivigevano.com. Una serata nella lavanda, o meglio un aperitivo anche in mezzo alla lavanda, non della Provenza ma dell'Oltrepò Pavese. Venerdì alle 18 si parte dalla piazzetta del peso pubblico a Pozzo Groppo e grazie all'associazione Calix si percorrerà un facile anello di circa 5 km, quindi una strada molto panoramica. Si arriverà ai campi di lavanda di Cascina Costanza e si potrà fare l'aperitivo, godere di un bellissimo tramonto, visitare i filari fioriti e poi si rientra per le 21. Costa 20 euro a persona, potete prenotare al 349 55 67 762. Scollinando tra le colline dell'Oltrepò, grazie a Il Buttafuoco Storico, è un format che da ormai più di 20 anni, e turistiche del Club del Buttafuoco, segnati da prodotti tipici a chilometro zese, la sede del Club del Buttafuoco, frazione Vigalone 106.com. Una boccata d'arte a Cigognola fino al 18 settembre, l'appuntamento con 20 artisti, 20 borghi, 20 regioni, è stato scelto per la Lombardia il borgo di Cigognola, in Oltrepò, con Endless Shine of Human Violence dell'artista ucraina Alina Kleitman, un'opera già inaugurata al Belvedere. Si compone di macerie e oggetti d'uso quotidiano raccolti in Ucraina dopo i bombardamenti. Trovate tutte le informazioni sul sito unaboccatadarte.it. Al Museo Diocesano di Tortona, ancora per qualche weekend fino al 24 luglio, è esposto il trittico della Crocefissione presso le sale di via Seminario 7, il lascito artistico di Piero Leddi, pittore originario di San Sebastiano Curone, ogni sabato e domenica, dicevamo, dalle 16 alle 19. E poi percorsi nei boschi pavesi ogni weekend al Bosco Grande di Pavia la domenica mattina con il Sentiero dei Piccoli. Per informazioni info@amicideiboschi.it. Ogni weekend il Bosco Negri dalle 10 alle 18. Per informazioni oasi.bosconegri@lipu.it. Ricordate che è sempre possibile prenotare sul portale di Regione Lombardia il vaccino anti-Covid per tutte le fasce d'età dai 5 anni in su, anche la quarta dose per gli over 80 o dai 60 in su se immunodepressi. Il sito è sempre lo stesso, prenotazione vaccinicovid.regione.lombardia.it, il numero verde 800 894 545, oppure rivolgetevi ai postini che rilasceranno la ricevuta da presentare poi al centro erogazione vaccini, poi posta, ma andate muniti di tessera sanitaria. Infine ricordate dal 5 luglio la possibilità
per tutti di scegliere o revocare il medico di famiglia e pediatra anche nelle farmacie lombarde. Trovate tutte le informazioni sul sito regione.lombardia.it. Inviate tutte le vostre segnalazioni, corredate da foto, locandino video, a info@pavia1tv.it oppure info@lombardialive24.it o ancora via WhatsApp 389 25 66 296. Grazie per essere stati con noi e a domani.